Fabio Iervasi, un giocatore di esperienza, 6 anni di calcio a 5. Che sensation hai visto oggi in campo? Ma guarda, oggi ho visto una sensation veramente bellissima in campo, sia da vedere proprio con i compagni di squadra, con i miei compagni di squadra che hanno giocato perfettamente in tutti gli aspetti, difensivamente, offensivamente, in tutti i settori del campo. Abbiamo infatti chiuso il primo tempo sul 9-1, dove non c'è stata partita nel primo tempo, e con i singoli, con i miei compagni singoli che hanno fatto una partita straordinaria, tipo Longo, autore di 5 gol, Simari che è stato veramente perfetto su tutte le parti del campo, Minnella, e poi cioè non c'è stata partita su tutto il primo tempo, non c'è stato proprio il minimo di partita. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto un po' di defalanze, diciamo. Cosa è successo nel secondo tempo? Nel secondo tempo ci siamo un po' cullati sul risultato, avevamo già la testa negli spogliatoi oppure già a casa, diciamo. Abbiamo preso dei gol che non dovevamo prendere, peccavamo un po' di esperienza, diciamo. Senti, se la sensation che hai visto oggi in campo, sabato prossimo gioca come oggi, quante possibilità ha di espugnare il campo del Siderno? Ma se giochiamo come oggi, a Siderno abbiamo delle buone possibilità, anzi buone, per non dire ottime. Dobbiamo sempre continuare però a giocare in questo modo andremo lontani, infatti è da 3 partite consecutive che stiamo andando sempre bene, sempre migliorando, grazie agli allenamenti durante la settimana, sacrifici e tutto, e quindi dobbiamo continuare così e Siderno ci premierà se dovremo giocare in questa maniera. 3 vittorie consecutive, una classifica che piano piano ci sta premiando, quanto sono lontani i playoff? I playoff non sono lontanissimi ora come ora, siamo diciamo a un punto con il Siderno e l'Elettromega che stanno giocando in questo momento, bisogna aspettare loro per vedere, però non siamo lontanissimi come prima e ci avviciniamo a mano che i risultati che facciamo noi ci premiano sul campo e quindi a mano ci avviciniamo sempre di più, sempre se continueremo in questa maniera, diciamo. Senti, tu non hai giocato le prime partite di questo girone di andata perché vieni fuori da un infortunio, stai rientrando piano piano, e oggi hai giocato bene anche se poco, quanto Fabio Iervasi può dare a questa squadra nel girone di ritorno? Allora, all'inizio ho avuto un infortunio, sono stato lontano dai campi, a mano sto rientrando grazie anche agli allenamenti, ai compagni di squadra, al mister. Diciamo che nel girone di ritorno mi aspetto di vedere un qualcosa sempre meglio, andando sempre migliorando, poi c'è anche il richiamo di preparazione e tutto, e speriamo di andare sempre meglio. Voglio dare una mano alla squadra, facendo sempre il meglio per tutti i compagni di squadra, per la sensation e per tutta la società che mi ha dato anche questa opportunità, visto che è da 6 anni che sono con loro. Grazie Fabio. Prego, grazie a te.